Uno dei principali desideri dei genitori di Monia Di Domenico, la psicologa uccisa a Francavilla nel gennaio del 2017 dall'inquilino di un suo appartamento, è sempre stato quello di condividere il suo mondo con tutti affinché restasse vivo il suo ricordo. Un desiderio in parte realizzato ieri in occasione della presentazione della rassegna Donne liberamente pensanti, con l'inaugurazione presso Spazio Sfera, nella sede del centro antiviolenza Nanche di Pescara, di una biblioteca prevalentemente composta dai libri che tanto amava e che ora sono a completa disposizione di tutti coloro che visiteranno questo spazio, ma anche delle tante donne vittime di violenza che si rivolgono ad Ananke per un sostegno. Vorrei approfittare per ringraziare i genitori, Manuela Vizioli, che è l'amica che ha messo in contatto, e ci tengo a sottolinearlo, l'8 marzo, il giorno della festa della donna, ha voluto mettere in relazione proprio Monia con questa associazione per lo spessore che questa cosa ha. Poi tutte le amiche che insieme a me hanno trovato il coraggio e la forza di rientrare a casa sua, di impacchettare i libri, di preparare tutto. Abbiamo apposto un adesivo su ogni libro con scritto sempre libera, con un doppio riferimento alla Traviata, che a lei piaceva tantissimo, e una sorta di monito e di augurio per tutte le donne. E ci teniamo tantissimo a che traspaia, oltre la tragedia e tutto il brutto che c'è stato e che ci ha inondato in questi anni, che traspaia la forza che lei aveva, la voglia di vivere, la voglia di viaggiare e la voglia del bello. Andava a teatro, a vedere i concerti, alle mostre, e amava leggere, e vogliamo che venga fuori questo con grande energia. È una libreria che è a disposizione di tutti e soprattutto delle tante donne che si rivolgono ad Ananke. Allora, sì, sarà a disposizione nello spazio Sfera, che è uno spazio che l'associazione Ananke apre al territorio, al quartiere, e soprattutto poi specificatamente anche per le donne accolte dal centro antiviolenza, no? Che è l'attività, diciamo, gioiello principe dell'associazione Ananke.